La sezione AIA di Napoli spegne 100 candeline. La sezione partenopea dell'Associazione Italiana Arbitri ha scelto una location prestigiosa come quella del Maschio Angioino per celebrare il compleanno a due zeri. Presente il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore allo sport Emanuela Ferrante. Nella sala dei baroni erano presenti anche alcuni dei più importanti fischietti italiani come Nicola Rizzoli, Daniele Orsato, Paolo Valeri e naturalmente Fabio Maresca, che presiede la sezione napoletana Arbitri. 42 anni, dal 2016 dirige incontri del campionato di massima serie, non ha mai nascosto il suo viscerale amore per Napoli. Della sezione AIA Napoli sentiamo le parole dell'arbitro Maresca e dell'assistente arbitrale Ciro Carbone, poi il commento dell'arbitro Nicola Rizzoli. Ho sempre detto, fin dall'inizio della mia carriera, che non avrei mai cambiato sezione, semplicemente perché io sono una persona che è nata e spero di morire nella mia città, perché la amo troppo. Per me è stato e sarà sempre un grande orgoglio essere un arbitro della città e della sezione di Napoli. Per noi napoletani, Fabio, Maresca, Pasquale, Cavaldo e per me, che abbiamo raggiunto livelli importanti, è un orgoglio ancora maggiore, perché voi come me che siete di questa città sapete quanto è difficile raggiungere certi traguardi e forse per tanti motivi lo è ancora più difficile raggiungere una città come la nostra. Dobbiamo capire che il lavoro dell'arbitraggio oggi è particolarmente difficile. I regolamenti e soprattutto il protocollo del VAR dovrà nel tempo essere migliorato, perché ricordiamo la tecnologia giovane che nel tempo verrà ancora migliorata, quindi abbiamo fede per il futuro che le prestazioni miglioreranno.